No, non sto per abbuffarmi di cioccolato, sto per fare una cura al cioccolato. Buone notizie, non è vero che le cose più buone sono quelle che fanno male. Possiamo mangiare il cioccolato senza sensi di colpa, ma bisogna sapere quale e come mangiarlo. Per conoscere il cioccolato iniziamo dal suo nome scientifico, che è Theobroma cacao. Significa letteralmente cibo degli dèi. E il cibo degli dèi non può farci male. Allora, perché tutti dicono che il cioccolato ingrassa, fa venire i brufoli e crea dipendenza? Perché è vero, ma non per il cacao, bensì per tutte quelle merendine, snack, tavolette, cioccolatini dolcissimi che non sono vero cioccolato. Sono solo dei veicoli di zuccheri e grassi, sono alimenti che non esistono in natura e quindi sono contro la salute. Invece il cioccolato vero fa bene ed è quello fondente con un contenuto in cacao pari o superiore al 65% e dolcificato con zucchero di canna o fruttosio. Come dico sempre, anche per il cioccolato bisogna leggere gli ingredienti. Qui ho due etichette che ho ritagliato dalla loro confezione per renderle anonime, che mostrano il cioccolato finto e quello vero. Allora, adesso vi leggo gli ingredienti. Questo è un cioccolato fondente di ottima marca e anche costoso. Sentite che ingredienti contiene: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, lecitina di girasole, aroma naturale, vaniglia, cacao 51%. Avete visto, il primo ingrediente è lo zucchero. Anche questo è un cioccolato fondente che contiene cacao 74%, zucchero di canna, burro di cacao, lecitina di soia, vaniglia. Quindi qual è il cioccolato finto e qual è il cioccolato vero? Questo pieno di zucchero è il cioccolato finto e questo pieno di cacao è il cioccolato vero. Quindi, quando vi viene voglia di comprare del cioccolato, leggete l'etichetta. Se volete passare al cioccolato sano che fa bene, dovete abituarvi al sapore un po' amaro di quello fondente. Consiglio di partire da una concentrazione del 65%, che è il minimo, e poi aumentare gradualmente la percentuale di cacao. In questo modo ci si disintossica dalla dipendenza dal cioccolato, che come dicevo non è data dal cacao, ma dalla componente grassa del latte, del burro di cacao o dallo zucchero bianco. Secondo uno studio dell'Università di Cambridge, pubblicato sul British Medical Journal, la quantità giusta è tra i 20 e i 30 grammi, quindi anche due bei quadrotti che possono dare una buona soddisfazione. Già così si riduce il rischio di infarto del 37%, di ictus del 27% e di diabete del 21%. Il cioccolato è anche una buona fonte di ferro, fosforo e potassio. Sembra che migliori la memoria. È un antisettico naturale e per la tosse funziona più della codeina. Il cioccolato fondente non provoca, ma previene la carie e non fa venire i brufoli né l'acne. Sono piuttosto i grassi e gli zuccheri che fanno male. Perché il cioccolato dà tanta soddisfazione? È una delle poche sostanze che si fondono a una temperatura più bassa di quella del corpo e si scioglie in bocca, dove sprigiona tutto il suo sapore e la sua piacevolezza. Attenzione però, non date mai per sbaglio del cacao, cioccolato, cioccolatini ai vostri animali, perché per loro è tossico e velenoso. Un classico per noi donne è quello di cercare il cioccolato prima e durante il ciclo. Cosa bisogna fare secondo voi alla luce di quanto detto? Bisogna resistere o cedere a questo desiderio? Ma sicuramente cedere. Il cioccolato fondente è ricco di magnesio che regola l'umore, elimina lo stress, riduce i crampi e i dolori e quindi in quel periodo lo possiamo mangiare tranquillamente. Vai con i nostri due quadretti al giorno. Vi sembra poco? Beh, per chi è abituato a una o più tavolette di cioccolato al latte al giorno, lo capisco. Allora fate così. Iniziate a sostituire il cioccolato al latte con quello fondente e poi vedrete che arriverete a ridurre anche le quantità e sarete felici e senza sensi di colpa. Anzi, fatelo
fate una cura di cioccolato fondente. Se amate anche voi il cioccolato come me, condividete con i vostri amici e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ricordatevi di iscrivervi al canale per avere tanti consigli ogni settimana a casa vostra. Ciao!